La solitudine. Per uno come me, a cui stare da soli tutto sommato è sempre piaciuto, un tipo riservato, anche quando stavo con lei comunque a lunghi periodi durante la giornata, che ognuno stava per conto suo, ci telefonavamo. Viene chiaro che la solitudine è qualcosa di soggettivo, non di oggettivo. Io oggettivamente ero solo pure prima, ma adesso io sento di essere solo. E poi, vabbè, viene un po' fuori, uno pensa, c'è la Sergio endrighizzazione delle persone, no? Presente quella canzone, la solitudine che tu mi hai dato, io la coltiverò, per questo piango e piango te. Ecco. Mi sono Sergio endrighizzato in qualche maniera e non mi ci rivolto dentro come i cinghiali dentro alla melma per pulirsi poi dai parassiti, insomma, alla fine sono anche animali puliti. Però è una cosa soggettiva per me che assume un altro significato e mi sento solo. E quando uno si sente solo, fa una brutta cosa. Finisce per rompere le scatole a tutti quelli che conosce. Gli telefona, li invita a pranzo, cerca di autoinvitarsi a casa loro a bere un tè, a una cena. Ha bisogno di compagnia. Io prima, anzi, ero un po' anche piuttosto egoista con chi evidentemente sentiva, magari per altre cose, bisogno di compagnia, compresa la mia compagna, che non si sa perché si sentiva sempre sola, veramente poi dopo la morte di sua madre si poteva anche capire, ma abbiamo continuato a tenere una vita separata, perché non riesci a stare 32 anni insieme a una persona se ognuno non ha i propri spazi, finisce prima la cosa, è quasi automatico. I famosi fidanzatini di Peiné, due cuori in una capanna, sono tutte chiacchiere, meglio due cuori che due capanne, ma il problema è quando rimane un cuore solo, magari addirittura con due capanne. E questa è una cosa su cui bisogna lavorarci molto. Nel frattempo mi sono Sergio endrighizzato, quindi purtroppo coltivo questa solitudine, piango e piango lei. Che volete che vi dica? È andata così. Magari per tutto il resto della mia vita mi sentirò solo, cosa che non è che mi entusiasmi neppure il vago pensiero, però se l'amaro calice è questo, se la croce da portare è questa, coraggiosamente tenterò di portarli proprio per rendere onore a lei, perché sai, sempre la stessa cosa. Se poi dopo che un rapporto, la morte vi ha separato e poi dopo di me c'è il diluvio, con il senno sia pure di poi, quel rapporto potrebbe risultare svalutato e il minimo che io debba a lei è di invece tenere la valutazione molto alta. Quindi mi tengo Sergio Endrigo, mi tengo la solitudine, rompo le scatole al prossimo sperando di essere, diciamo, il meno invadente possibile, e quello che vi posso dire è che il senso soggettivo della solitudine sembra insuperabile. Ti si mangia l'anima, il cuore. Io non mi vergogno a dirlo, ma siccome questa cosa si sviluppa molto forte nella mattina poco prima del pranzo, c'è sempre una messa a mezzogiorno in cui la compagnia migliore te la danno quelle persone lì, te la dà il Padre Eterno e i suoi ministri di culto. Poi siete liberi di prendermi in giro, di ricordarvi che io sono stato un mangiapreti, anche se sono stato a scuola di preti, ma io una pezza a questa cosa ce la devo mettere. E questo è quello che riguarda la solitudine. Arrivederci alla prossima cosa.